Ferma pure. Dobbiamo continuare gli esperimenti. Noi non cerchiamo un metallo che resista soltanto al calore, ma anche all'acqua di mare. Non è ancora venuta? No, però ha mandato un biglietto. C'è la signora? La svedese? È di sopra. La sorella del signore è qui giù. Hélène, è terribile. Mi permette... Andiamo, non è poi tanto terribile. Lasci perdere quella faccia di circostanza, mi fa accendere. Grazie. Il soprabito, per favore. Quando è successo? 2 ore fa. Che giorno è oggi? Martedì. Ne ero sicura. Era nato di martedì. Non è mai stato un uomo complicato. Crede che io possa salire? Ma naturalmente, perbacco. Lei è di casa, mio caro. Su, vada a salutare la vedova. Sicuramente saprà come consolarla. Mi scusi. Non ho che un minuto. Bisogna che torni di là. Baciami, tesoro. Sono mortalmente felice. Ho dovuto subire i sarcasmi di sua cognata. Lascia perdere. Ormai è finita questa storia. E dammi del tu. Dammi del tu. È difficile oggi. Ah, no. Tu non trovi? Hai visto che hai detto tu? Tu sei pazza. Promettimi che ti comporterai bene. Bene? Sì, certo. Davanti alla gente non sarà così semplice, sai? Ne verrà tanta. E tutti ti guarderanno come fossi un marziano. Non guarderanno il feretro, ma te. E tu dovrai essere all'altezza. Io sono sempre all'altezza. Sì, quasi sempre. Guardami. Fa come me e tutto andrà bene. Non farti impressionare dal nero che avrai attorno. Tutta messa in scena. E a noi piace recitare, vero? Sì, molto. E adesso vattene. È meglio che tu non dorma qui questa sera. Ma vieni molto presto domattina, il funerale è all'1. Di già. E Adelaide? È confusa. Va.
Buonasera, Frederick. Buonasera. Ho trovato il tuo biglietto. Sì? Togliti il rossetto prima di scendere. La sigaretta, per favore. Ma che faceva nella mia stanza da bagno? Va a saperlo, si lavava le mani. Detestava la mia stanza da bagno, preferiva la tua. Comunque poteva farlo, no? Era tuo padre. Ma guarda, bisognava che morisse perché sapessi che utilizzava la mia toilette. Ha sofferto molto? Ma non ne ho idea. Ma tu eri lì, no? Ma sì, mia cara, che ero lì. Insomma, lì vicino. Non hai larme granché. Se si vuole non si soffre mai. L'unica volta che ho sofferto in vita mia è stata quando ti ho messo al mondo. Ma allora non potevo farci niente. Erano mesi e mesi che non andavo più a passeggiare sulla spiaggia con lui. Mi sembra un po' tardi per preoccuparsene. Le tue osservazioni sono sempre al culmine del buon senso. Già, io vedo sempre chiaro nelle cose. E poi non usciva più. Guarda queste scarpe, sono ancora nuove. Che piedi piccoli aveva. Già. Questi eterni vestiti da lutto, sempre di moda. Abbiamo fatto bene a conservarli, non credi? Mi sbaglio o sei ingrassata? Dove? Qui, guarda. Tu ti sbagli, mia cara, tu ti sbagli. Quello è muscolo. Ah, muscolo. Fa attenzione a quello che dici, se puoi. Ti metti il profumo? Un pochino. E ti consiglio di fare altrettanto. La veglia durerà tutta la notte. Non per te. Quando sei stanca, squagliatela. Sei pronta? Sì, certo. Andiamo.
Oh, Rose, sei tu che hai chiuso a chiave? Io, neanche per sogno. Chi è stato? La signorina, uscendo, ha preso la chiave. Perché? Vaglielo a chiedere. Andate a prendere 2 aspirapolvere, fate presto. Ecco fatto. Sarà contenta la signora? Oh, sarà felice. Ma dove è andata? Dal notaio. Ah, di già. Eh sì, di già. Mia cara, sei stata meravigliosa. Vieni, ti meriti un bacio. Sai, era oh, così... Oh, no, non dir niente. Hai fatto benissimo. Bene, allora vi lascio. Avrò sempre alle 6 la mia lezione. Frederic. Ah, sì. Cosa ne dici di questa sua improvvisata? Che improvvisata? La camera. Coraggio, datti un'occhiata attorno. Non trovo niente di straordinario, è stata rimessa in ordine. Tu trovi che non c'è niente di straordinario? Dove vuoi arrivare? Da nessuna parte. Se tu trovi che non c'è niente di straordinario, vuol dire che non c'è niente di straordinario. Scusa, posso farti una domanda? Certo. Quanto tempo si deve portare il lutto per il marito? Tu mi fai paura. Perché, Frederic? Ah, no, niente così. Non lo so. 3 mesi, forse. 3 mesi. È terribilmente lungo. Esattamente 13 settimane. 91 giorni. E quante ore, Frederic? Quante ore in nero? Te ne rendi conto? 2.184. Sono troppe. 2.000 ore di troppo. Riesci ad immaginarmi in bianco? È facile. Sei già in bianco. No, non così. Meglio di così, Frederic. Un altro genere di bianco. Hai capito? Sei completamente pazza.
Tu vuoi dire che non oserei sposarmi in bianco? O tu mi domandi chi sarà il marito? Chi sarà il marito, Frederic? Chi? Indovina. E tu credi che sia proprio il momento per parlarne, soprattutto il luogo? Tu hai sempre problemi di tempo e di luogo. Ti hanno conciato bene a Parigi. Diventi sempre più astratto, amico mio. Il tuo mestiere ti deforma. No, no, non è possibile. Perché? Su, guardami, rispondi. Rispondi. Perché c'è la gente. La gente? Questo sì che è un argomento valido. Che vuol dire la gente? Ma insomma, renditi conto. Uno se ne può anche infischiare, però. Però che? Ma non lo vedi qual è il tuo vero interesse? Tu avrai bisogno della gente, ogni giorno di più. E vedrai che meraviglioso deserto si formerà attorno a te, vivendo in concubinaggio. Ma per quale ragione tu vuoi assolutamente... Non possiamo continuare come era prima. E allora sappi che non ci sono mai state mezze misure nella mia vita, mai state. Non è possibile. No, senti, è incredibile. O tu sei completamente partita, o non hai più rispetto per niente. Ma te lo giuro, ti giuro che è assolutamente vero. Avevo 30 anni e tu a quell'epoca ne avevi 6 o 7. Sai, ero... come posso dire? Sì, ero abbastanza commestibile. E lui, allora, avrà avuto una cinquantina d'anni, più o meno. E dimmi com'era? Timido. Timido al punto che ero sivo io per lui. Per me fu il grande amore. Tu non eri là ieri. È morto timidamente, come una specie di cavallo stanco. Ed è per questo che... Niente. Ed è per questo cosa? Continua. Beh, che sono venuto a finire qui. Te le immagini. Quando ci siamo trovati davanti a tua madre, ha detto una cosa qualsiasi, che sarei stata la tua governante. E il più bello è che le sono diventata sul serio. E lui... Da quel momento, per così dire, non ha più osato neanche rivolgermi la parola. Forse era rimasto sciocchizzato. Però, credimi, Adelaide. Credimi. Era un uomo a posto. Non l'ho mai dubitato. E hai fatto bene. Su, avanti, un altro goccio. Dixon, che stanno facendo? Non riesci proprio ad immaginarlo. Vuoi che ti faccio un bozzetto? Così non può continuare. Oh, scusa. La mia moquette, tesoro. È la seconda. Che si può fare? Non ho mai conosciuto un altro capace di comportarsi così. Aspetta, vedrai. Ti ricordi quella volta dell'ombelico? Figurati se non me ne ricordo. Ho creduto che gli stesse per prendere una sincope.
Senti, Wilson, ormai è un pezzo che dura questa storia. Io non ne posso più. Bisogna cambiare. Bisogna che io faccia qualcosa. Sono le 6, mi aspetta la mia lezione di matematica. Ciao, Dixon. Sono le 6! Sono le 6! Sono le 6! Risolvi questa che è più facile. Adelaide. Per me sarà questa qui o niente. Non ci sono finestre. E a che servono le finestre? Ce n'è una grande sulla baia, che altro vuoi? Entriamo. Ti ricorda la Svezia, mamma? Ah, finalmente. Dopo 6 settimane di trattative siamo riusciti ad averla. Guarda, eh? Mi bisognerà sostituire qualcosa.
Per me è una casa idiota. Adelaide, questa casa corrisponde esattamente a quello che cerchiamo Frederic e io. Non è vero, Frederic? E aggiungo anche, mia cara, che se non ti conviene, non sarai minimamente obbligata a viverci. D'altra parte, devo annunciarti qualcosa. Frederic e io ci sposiamo, sabato. È vero, Frederic? Frederic, ti ho fatto una domanda. Ha risposto, cara. Perciò, a partire da questo momento, io ti prego di smettere di andare a letto con lui. Sono stata abbastanza chiara. Più chiara di così? Soltanto che c'è un dettaglio. Ti ascolto. Che ne faremo del bambino? Quale bambino? Questo. Adelaide, lo sai benissimo che non è vero. Non c'è nessun bambino, Adelaide, siamo intesi? E non c'è mai stato. Che cos'è questa storia? È vero, non c'è mai stato. Ma volevo sentirlo dire da lui. Vi siete accoppiati proprio bene. Più ci penso e più mi convinco che non ti troverai bene in questa casa, Adelaide. Peccato. E se tu tornassi a Rennes? Sono certa che potresti ancora iscriverti all'università. Per esempio, prendere una laurea in matematica immaginaria, visto che sembri forte in materia. E poi abbiamo una zia laggiù, una brava donna che ti ama. Ti laverà la biancheria. E allora quando parto? Quando vuoi. Per me mi meraviglio che tu sia ancora qui. Ma qualcuno dovrà accompagnarla, no? Ci sono tanti autobus.
Anche la siesta adesso. Non so quello che ho. Sono stanco. È molto che stai dormendo? Non ne ho idea. Ricordati che ceniamo fuori. Con un pezzo grosso del ministero. Cerca di essere in forma. Lasciala perdere. Ma cosa ti è venuto in mente? Metti questa. L'altra che ti serviva. È vero, ma niente ormai. Eccomi qua, sono io. È quell'auto? Sono ritornata a casa, non ti ho potuto avvertire. Ho fatto il diavolo a quattro, Ren, sciopero della fame, eccetera. Ho detto che non potevo vivere senza mia madre, deperivo, ed eccomi qua. Hai fatto male a non dirmelo. Non possiamo rientrare assieme. Ah beh, senti. Prendi la macchina e fila, io arriverò dopo di te. Era un bel po' che non cenavamo assieme noi tre, vero? Non hai appetito, Frederick? Non gli piace l'aragosta? Guarda, su, così, è la parte migliore. Tedesco. Austriaco. Chiedo scusa, svizzero. Christian Grüneland. Bresson. Piacere. È terribilmente triste cenare soli.
Ecco tutto. Amo la mia barca, amo il mare e non ne sono mai vissuto lontano. Posso assicurarvi che non vi invidio affatto. E come fa a finanziare questo genere di vita? Sfrutto i ricordi, amico mio. Sì. D'inverno racconto i miei viaggi accanto al fuoco e raccolgo qualche monetina. In Svizzera non hanno mai visto il mare. Sanno solo che acqua. E adesso? Dove va? Riparto dopodomani, per un mese in Islanda. Non ci ho mai messo piede. Nemmeno io. Me la sogno. Ah, sì? Vuol venire? Fatto. Ti verrà il mal di mare. A me. Chi, lei? Ma sei figlia di un lupo di mare. Siete tutti pazzi. Avanti, andiamo, bisogna rientrare. Vorrei il conto, per favore. Frederick, non dirmi di no. Devi venire anche tu. Non puoi essere sgarbato. Il mare mi fa orrore. E soprattutto i piccoli avventurieri da quattro soldi. Solo per qualche giorno. Su, avanti, dormiamo. Sei bello con questo pullover. Ha detto che ci lascerà versi. Poi rientreremo con il treno. Di che verrà. Vedremo. Sì, carino, bacio. Dico. Forza, issa quelle vele! Vai tu al timone, Jacques! Via con la randa! Hai l'aria un po' depressa, Frederick? Va benissimo. E dillo, se non ti senti bene. Ho detto che sto benissimo. Ah. E tu come ti senti? In piena forma. Bene, perfetto. Non si sente bene? Sì, sì, Edward. Prenda un caffè, è quello che ci vuole per queste cose. Venga, glielo preparo io. Ah, non ho voglia di prendermi un caffè, sono abbastanza sveglio. Ecco, appunto, è quello che ci vuole. Accontentalo, se no si offende. Mio marito. Tuo marito? Senti, è il più piccolo marito che ho visto in vita mia.
Io non lo trovo tanto piccolo. Vieni, mettiti giù, caro. Bisogna star seduti. Questa barca è stufa di noi. Eppure io la trovo piccola. Per quanto tempo ne avremo ancora? Un'altra mezz'ora, a quanto sembra. Molto piccolo. Volevo dire giovane, come marito. Comunque sono affari miei. Frédéric. Vuoi che lo lasci? Non muoverti. Che cosa succede? Proprio niente, non muoverti. Frédéric, portami via. Bello, vero? Da cartolina illustrata.
Ma non siamo qui per questo. Torna presto. Porta dei fiori e da mangiare, ho fame. Le ho telefonato. E allora? E allora niente. Mi ha chiesto quando torniamo da lei. E alla diga? Niente. Entri ogni giorno più tardi. E allora? Dove credi che vada? È ciò che mi chiedo. Che cos'hai? Ho preso un torcicollo. Ci penso io. No, lasciami in pace. Lei è di là. Mm-mm. E questi? Amici che non vedevo da molto tempo. Quando si levano dalle scatole? Su, avanti, non fare storie. Credo che ormai ci siamo. Corrosione pressoché nulla. Nessun fenomeno statico. Ora c'è solo il problema della vernice. Tocca a lei, Potier. Grazie, può contare su di me. Dopodomani mio padre sarà fatto grandufficiale. Vorrei che lei venisse al ricevimento. Certo, verrò senz'altro. Glielo confermerò domani. La prego di portare anche Elisabeth, ingegnere. È molto che non abbiamo il piacere di vederla. A domani. Vuole che la serva subito, signora? Sì. No. Aspetta altri 10 minuti, Janine. Bene, signora. È arrivato un biglietto per te. È un invito per una legion d'onore o roba simile. Ancora? Come sarebbe ancora? No, niente. È un invito per 2 persone. Conti ad andarci? Non ne ho idea. Con chi ci andrai? Vuoi lasciarmi lavorare o no? Con chi ci andrai? Non ci andrò. È uno sbaglio. Se la prenderanno a male. Frédéric. Io voglio andarci. Ma perché, santo cielo, che ti importa? Sto sempre chiusa qui, voglio vedere gente. E io no. Naturalmente. Confessa che non ti va di farti vedere con me. Adelaide, sta zitta. Perché? Che ho detto? Adelaide. Non si può più andare avanti così. Ormai la situazione è diventata insopportabile. Non si può continuare a trattare tua madre come la trattiamo noi. Conclusione? Conclusione. Bisogna fare diversamente. Alludi alla tecnica degli incontri clandestini nel bosco o a quella degli alberghetti di Saint-Malo? Ti prego, Adelaide,
Dobbiamo smettere di vederci. Completamente. Ricomincia la stagione dell'astinenza? Lo sai che me li hai rotti? Che signore? Me li hai proprio rotti! Vuoi un po' di caffè? No, grazie, ho fretta, devo chiamare un taxi. Non va la tua macchina? No, no, mi sono fatto male a una mano. È meglio che non guidi. Ma che taxi? T'accompagno io. Vieni. Frederick, non voglio fare commenti, ormai è inutile. Ma se tu potessi trovare una soluzione, sarebbe meglio per tutti. Potier? Sì? Devo parlarle. Sì? Quanti anni ha? Beh, ho 29 anni, lo sanno? No, non lo sapevo. Non lo porta mica scritto in fronte. Lei è in ritardo, Potier. In ritardo? A che proposito? Come a che proposito? Lei non vive. Parla seriamente. Perché? Ho l'aria di scherzare? Forse vuol dire che dovrei... Sì. Sì, esattamente. Ma con chi, buon Dio? Con chi? Ma come con chi? Lei ha davanti a sé un bel avvenire. Farà un'ottima carriera. Non è affatto stupido. Sì, lo so, ma d'altronde... Mi lasci parlare. Conosce Adelaide, la mia figliastra? Adelaide? Sì. Vuol prendermi in giro? No. Ma insomma, se lei non sa neanche che esisto. Appunto, è una grave lacuna. Chiuda la porta. Avevo 19 anni allora, e lui 22. Possedeva una vecchia macchina e mi portava in giro di notte. Era una delle sue manie. La lanciava a 140 e poi spegneva i fari. E si correva così, al buio, per parecchi minuti. Secondo lui ci vedeva benissimo, e forse era vero, dato che sono ancora a questo mondo. E non vi incontrate più? No. Mia madre mi dà sue notizie di tanto in tanto. Lei gli manda dei soldi. Ma è come se non avessi più un fratello. Era un tipo folle, violento. Ancora oggi mi fa venire gli incubi. Una storia molto triste, Jacques. Sono cose che possono accadere in qualunque famiglia. Ma io vi sto annoiando con i miei racconti. Oh, niente affatto, Jacques. Abbiamo passato una serata deliziosa. Non si preoccupi, Potier, loro adorano questo genere di storie. Ne parleranno per tutta la settimana. Oh. Bene, credo che sia ora d'andare. L'accompagno, Potier, lei abita lontano. Grazie. Ancora molte grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
È impagabile. Io lo trovo perfetto. Addirittura perfetto. Ti sembra che abbia carattere? Perché farne? È esattamente ciò che mi serve. E se fosse una trappola? No, per me non è una trappola, sto sicura. Se ti dico che quel ragazzo è esattamente ciò che mi serve, so esattamente ciò che dico. Esattamente, eh? Sì, esattamente ciò che mi serve. E avrei voglia di andarglielo a dire subito, se tu mi dessi le chiavi della tua macchina. O è una cosa che non si fa? Cos'è che si fa? E cos'è che non si fa? Già, questo è il problema. Siete proprio matti. E tutti i giorni è così, sai. Guarda che imbecille. Come? No, niente, volevo sapere per le partecipazioni. Avete deciso qualcosa? Veramente non ci ho ancora pensato. Andiamo, piccolo, si può sapere a che pensi? Buongiorno. Buongiorno. Vi avverto che non so niente di fucili, eh? Venga, Jacques, le faccio vedere. Guarda le sue scarpe, non può venire così. Venga con me, Jacques, vedremo di rimediare. Entri, non abbia paura. Erano di mio marito. Voglio dire, del primo. Proviamo se le vanno bene. Oh, scusi. Le ho fatto male? No, no, per niente. Di un po', ma quanto dura questa storia degli stivali? Vado a vedere. Allora ci siamo? Sì. Sei perfetto così, Potier. Mi raccomando, siate prudenti. Ho l'impressione che ci siamo perduti. Non preoccuparti, conosco bene la foresta.
Ho sentito qualcosa. Dove? Di là. Bene, vado a vedere. No, lasciami stare. Non vorrai sposarlo davvero? Chi me lo impedirà? Credevo che tu avessi capito. Cosa? Che era un gioco? Ma certo, però ho voglia di giocarlo fino in fondo. Chi me lo impedirà? Andiamo, Adelaide. Non è possibile. E perché no? Sposo Potier perché... Oh! Perché mi piace, perché lo stimo. Di qui non ci sono! E perché... Se fai questo lo ammazzo, capito? Lo ammazzo! Tu non ammazzi nessuno. Lo sai bene quanto me. E d'altronde, con che diritto? Sentiamo. Quali diritti hai? La situazione ti fa comodo, forse. Ma a me no. Non voglio perderti. Non è possibile. Farò quello che vuoi, ma non posso perderti. Tu non farai niente. Non ne sei capace. Non mi fa... È la verità. Ma non è possibile che non ti importi più niente di me. Non posso crederlo. Tu menti. Io non mento. Io tengo a te. E più che mai, se vuoi saperlo. Ma me ne vergogno. Me ne vergogno. Tu detesti quella donna quanto la detesto io. Ma non esiti a sacrificarmi, a trattarmi come una... Sta zitta! È così! Sta zitta, ho detto! Devi ascoltarmi. Sei un vigliacco. Sei l'essere più spregevole che abbia mai conosciuto. Non hai saputo nemmeno prendermi. Sono io che ho preso te. E credi che lui saprà proteggermi? Ma guardalo! Guardalo, su! Potier, di qualcosa. Taci, Adelaide, ti prego. Tacere, sempre tacere. È comodo il silenzio. Tu mi sposi fra 3 giorni. Lui dice che mi ama e mi offende davanti a te. E tu non fai niente e mi dici di tacere. Sei una nullità come lui. Non farà niente. È per questo che l'ho scelto. Hai sentito? E fai qualcosa. Avanti! No! Sparisci. Mio Dio. Che cosa ho fatto? Ma non hai fatto niente. Vattene, vattene. Ecco, signora. Grazie. Ha proprio deciso di non portarlo in clinica? Ma mi sembra inutile, dottore, visto che lei dice che guarirà. E poi qui siamo in 3. Le ho detto che guarirà, ma non sarà così. Le cure sono delicate. Il nervo sciatico è salvo per miracolo. La degenza sarà molto lunga. Dottore, abbia fiducia in me, la prego. Ma certamente, signora. E allora non si preoccupi. Mio marito sarà curato. Mia figlia e io sapremo sostituirla. Ah, e poi lei verrà spesso, vero? Ripasserò, stia tranquilla. Avevo già avuto occasione di conoscere suo marito, un ragazzo molto simpatico e di gran valore, mi hanno detto.
Gli fai l'iniezione? Non vedi? Credevo che toccasse a me. Guarda il calendario, vedrai. Comunque, prepara tu il laccio. Grazie. Quante ne restano? 16. 16? In tutto? Penso di sì. E dopo potremo cominciare la rieducazione. Bella parola. Vedrai, andrà tutto bene. Faremo venire l'apparecchio più perfezionato. Sarà divertente. Tutto può essere divertente, Frederic, non lo vedi? Deve piegare al massimo le ginocchia tenendole il più possibile strette. Ma no, e poi non può farlo. È scritto qui. Ma lascia perdere quello che è scritto lì. Deve cominciare a fare dei piccoli movimenti. Ma che serve? Quelli li può già fare. Adelaide, rimettigli il ginocchio a posto, hai capito? Ma insomma, e mettetevi d'accordo. Tu sta zitto. Sai che vi dico, mi avete scocciato tutti e due. Adelaide! Se credi che questo mi diverta... Ne ho fin sopra i capelli di questa Babilonia. Ma no. Ma come no? Dove vogliamo arrivare? È grottesco. Impazziremo tutti. C'è un malato da curare. In questa casa tutto è disordine. Che senso ha vivere in questo modo? Sigaretta. Fumi adesso? Ma no, gliele nascondo. Ne avrò già 10 pacchetti. Solo che adesso non so più dove metterli. Vedrai, sistemeremo tutto. Fra 3 mesi sarà primavera. E col tempo bello torneremo in città. È vero, qui siamo un po' stretti. Che ne so, ci vorrebbe una sauna. Non trovi anche tu? Sarebbe bello avere una sauna. In legno, di pino e con una piscina accanto. Sì, di marmo rosa. Ce la facciamo? Come no? È deciso. Che stai facendo? Non lo vedi? Ma come? Metti 2 fiale. Beh, cosa vuoi che sia? Non mi va più di alzarmi 2 volte per notte, ne ho abbastanza. Sta attenta a non toccare l'ago con le mani. Ma sì, le ho disinfettate. Lo sai, stanotte non riuscivo a dormire. Perché? Non mi ricordavo il colore di questa stanza. Si è sbiadito tutto. Non ne resta più niente, vorrei dire. Era rosatea, vero? Ma che dici, era viola. Viola arancione. Oh, tu sei pazza. Ora me ne ricordo benissimo. L'avevo scelta io stessa, la tinta. Ma se non ricordi niente? Credi? Sai che si fa? La ridipingiamo da capo. Comunque, non ritroverai mai il colore delle cose passate. Perché? È così. Dovresti saperlo. Lasciami passare. Dov'è ora? Dove vuoi che sia. È sempre con noi, no? Naturalmente. Temi che se ne vada? Hai ragione. Non parliamone più. Thank you.
Dov'è ora? In giardino. Ma tu eri con lui? Certo, stamattina. Sì, la signorina era in giardino con il signore. Ma quando? Sotto la pioggia. Benone. Ma si è smesso subito di piovere. Che esagerazione. Oh, senti, non posso fare sempre tutto io. Jeanine, servi tu il pranzo al signore, ti prego. È strano, lo stato generale è ottimo, ma non recupera l'uso della gamba. Si trattasse solo di questo. Come ha detto, scusi? Volevo dire che dopo uno shock simile è già fortunato a cavarsela così, non le pare? Dipende dai punti di vista. Comunque l'importante è che si interessi al suo lavoro. So che è molto considerato, ho parlato con quelli della diga e dicono che ha risolto un problema essenziale per loro. Questo è perlomeno confortante. A proposito, signora, se lei avesse bisogno di rinnovare la sua scorta di pillole... Lei è molto gentile, dottore, ma per il momento non è il caso. Neanche per sua figlia? No, neanche per lei. Come crede? Arrivederla. Ecco. Guarda, vedrai che ci riusciremo. Ma no, tu ci metti troppo rosso. Ci vuole, scusa, per aver l'arancione. E poi bisogna smorzarlo col bianco. No, col giallo. Molto più tenero. Tu credi? Mi domando cosa ne verrà. Janine, sei venuta ad aiutarci? No, signora. È per via del mio salario. Sono 3 mesi ormai. Ah, ma questo è grave. Beh, fino a un certo punto, è chiaro. Ma se potesse fare i conti, mi farebbe comodo un po' di denaro. Ti va bene domani? Sì. Come vuole, signora. Forza, dalle i suoi soldi e non se ne parli più. Ti pare questo il momento di fare i conti? Abbi pazienza, Janine. E anzi, senti, perché non ci separiamo per qualche tempo? Appena avrò un attimo libero, darò un'occhiata ai conti e ti manderò i soldi. Va bene? Certo, signora. Ma se vuole posso rimanere ancora. No, 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 Janine. Arrivederci. Sei una brava ragazza. Guarda qua. Perché non chiudete quella porta? Su, forza. I risultati sono stati davvero straordinari. Voglio dirle, Bresson, che lei ha sorpreso tutto il mondo scientifico. A Parigi, l'Istituto Nazionale di Scienze, dopo un anno di lavoro, è arrivato appena alla metà dei suoi risultati. E come va la sua gamba? Non la sento più. Comunque, meno male che questa minorazione non l'ha ostacolata nei suoi studi. Il Ministero chiede insistentemente che lei accetti la direzione dell'Istituto di Scienze di Parigi. Oh, già, a proposito, le abbiamo portato qualcosa. Lei è il primo ad averne il diritto. Un campione della fusione. Senta che suono. Allora che cosa ha deciso per la direzione dell'istituto? Lei sa che purtroppo non posso muovermi. Sì, sì, certo, ma si troverà una soluzione. Una commissione del ministero verrà appositamente qui da lei per prendere accordi. Quando? È stato fissato per questa sera alle 7. Stasera alle 7? Sì, questa sera. Arrivederci. Di nuovo.
Su, su, diamoci da fare, altrimenti ce lo portano via. Chiudi anche le imposte. Che c'entrano le imposte? Fa come ti dico e sbrighiamoci. Frederic, adesso staccheremo il contatore della corrente. La luce che viene di là mi basta. Anche se chiudiamo le persiane? Anche. Let's go!